Nel mese di marzo ed aprile del 2020 ho creato uno store online, quindi un e-commerce per vendere in dropshipping. Per chi non conoscesse il dropshipping, ho fatto un video tempo fa, ve lo metto in descrizione, ma anche nelle schede qui in alto da qualche parte. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like al video, a voi non costa nulla, invece a me mi supporterà davvero tanto perché mi aiuterà con l'algoritmo di YouTube e quindi farà conoscere i miei video a tante persone. E quindi, se ti piacciono i miei video, un bel like. In questo video vorrei raccontarvi la mia esperienza, dopo andremo a vedere anche i profitti, ma soprattutto vorrei farvi capire come sono riuscito a creare questo store, qual è stata la strategia, quali sono stati i punti di forza e soprattutto quali sono stati anche i miei errori. Perché appunto in questo modo riuscirete ad avere una panoramica chiara su tutto quanto, come se fosse effettivamente un case study, in questo caso la mia esperienza personale. L'idea di provare a vendere in dropshipping mi è venuta durante la quarantena, la prima quarantena effettiva, quindi verso marzo-aprile. Mi sono detto, tanto non c'è niente da fare in questo periodo, è una cosa che volevo sperimentare perché non l'avevo mai fatto effettivamente. E quindi ho detto, perché no? Proviamolo, vediamo un po' come funziona e vediamo un po' che risultati porterà. L'idea principale era quella di vendere un prodotto che avesse una grande richiesta da parte del mercato. La prima cosa che mi è passata in mente, anche perché ne avevo bisogno anch'io, quindi a volte è proprio così che funziona, e anche sentendo un po' in giro le varie persone, una necessità importante in quel periodo era appunto avere anche degli attrezzi a casa per poter fare palestra. Quindi mi sono orientato sul fitness. Le palestre erano chiuse, eravamo costretti a restare a casa e quindi molte persone volevano procurarsi degli attrezzi, degli accessori per fare in modo autonomo, quindi in autonomia, del fitness a casa. Come potrebbe essere ad esempio un tappetino, dei pesi, degli elastici e quant'altro. Quindi mi sono messo a cercare i vari prodotti. La prima cosa che ho fatto è andare a vedere su AliExpress, quindi mi sono messo a cercare dei prodotti inerenti al settore, quindi al settore fitness. Naturalmente questi prodotti dovevano essere cercati in base a delle caratteristiche specifiche, quindi dei prodotti non troppo costosi, perché comunque sia ci doveva essere un margine, quindi dovevo trovare un prodotto non molto costoso e che nello stesso tempo potesse essere buono per il mercato, quindi ho trovato alcuni prodotti interessanti. Due aspetti sono fondamentali per il venditore che ti venderà appunto il prodotto. Il primo aspetto è la reputazione. Su AliExpress hai la possibilità di vedere la reputazione del venditore, che sia insomma eccellente. Il secondo aspetto è la velocità di spedizione, quindi trovare delle spedizioni che siano rapide. Dopodiché mi sono messo subito a creare il mio store. Come ho fatto? Ho utilizzato Ecwid, o Ecwid, non so insomma come si pronunci. Vi lascerò in descrizione anche un video su come costruire uno store con Ecwid, ho fatto un video tempo fa. Comunque, tralasciando questa cosa, ho creato questo store, quindi ho comprato un dominio, ho comprato il pacchetto mensile che ti permetteva di avere molte funzionalità in più, quindi mettere gli sconti, gestire i carrelli abbandonati e tantissime altre cose. Quindi, una volta preparato il mio bel e-commerce, ero finalmente pronto per lanciarmi online. Però come si fa a lanciare uno store che non è appunto conosciuto? Grazie alla pubblicità. Qualcuno di voi già lo saprà, io comunque mi occupo anche di digital marketing, quindi mi occupo anche di campagne pubblicitarie per clienti terzi, eccetera, e quindi mi sono costruito da solo la mia pubblicità. Quindi ho creato tramite Facebook Ads delle pubblicità per il mio store. Nel mio canale troverete anche un video per questo. Quindi, una volta create queste pubblicità, ho iniziato a scalare il business. Inizialmente in pubblicità ho investito pochi euro, ad esempio 5-10 euro a pubblicità, ne facevo 2 o 3 al giorno. Dopodiché sono arrivato anche a spendere 60-70 euro al giorno di pubblicità, che comunque insomma comincia ad essere una bella cifra. Ma li potevo spendere perché mi generavano un profitto dallo store. Quindi avevo creato delle campagne pubblicitarie che performavano, che effettivamente mi portavano un profitto, che mi generavano un profitto dalle vendite. Qual è stata però la chiave? Qual è stato il punto di forza del mio store in questo caso? Nel mio caso è stato il fatto di avere più prodotti della stessa nicchia. Perché molte volte gli utenti passavano tramite la pubblicità, atterravano sulla pagina, quindi sul mio store, e venivano rimandati direttamente al prodotto che avevano visualizzato nell'inserzione. Però la cosa interessante era che, oltre a quel prodotto, ce n'erano esposti molti altri, quindi vista la grande necessità, le persone acquistavano più di un prodotto, vedevano lo store, vedevano diversi prodotti interessanti, ne acquistavano due o tre perché tanto gli servivano per casa, per allenarsi a casa. Quindi è stata questa la chiave che mi ha portato in profitto. È stata insomma la cosa che ha pesato di più, pesato in modo positivo naturalmente. Dei giorni sono riuscito anche a generare 400-500 euro al giorno, anche 600 euro, nei giorni più proficui. Quindi direi non male per un test che avevo deciso di fare, soltanto che ho commesso anche io degli errori. Qual è stato il primo tra tutti? Il primo tra tutti, purtroppo avevo trovato dei fornitori che non erano molto affidabili.
Infatti le spedizioni cominciavano a ritardare, alcuni prodotti non sono stati consegnati e quindi ho dovuto fare parecchi rimborsi. Ecco. Quindi questa è stato un po' il mio errore, non trovare venditori affidabili e soprattutto con spedizione rapida. Queste due cose sono veramente importanti. Ve lo dico perché l'ho passato proprio sulla mia pelle, quindi ho visto, insomma, effettivamente poi i problemi che ci sono. Devi fare i rimborsi, devi stare a discutere tra virgolette con i clienti perché il pacco non arriva, è un po' problematico. Quindi un consiglio che vi do è di trovare un venditore affidabile che vi possa fornire tutti i prodotti, anche perché in questo modo se una persona dovesse comprare più prodotti dal vostro store, il venditore può fare una spedizione unica e spedire direttamente tutti gli articoli al vostro acquirente, senza fare più spedizioni da diversi venditori. E questa anche è una cosa fondamentale. Bene, adesso andiamo un attimo a vedere la dashboard del sito e vi faccio vedere i profitti che ho ottenuto in questi due o tre mesi circa, e anche le varie visite al sito, un po' di dati, insomma. Andiamo al PC e vediamo un attimo. Ok, eccoci qui nel pannello di amministrazione di ECWID dell'e-commerce che ho creato. Adesso non è più attivo il sito, però questo qui è ancora il pannello di amministrazione del sito stesso. Prima di iniziare un po' di pubblicità. Allora, ho aperto il mio nuovo canale su Twitch, quindi vi consiglio di venirmi a seguire perché vorrò fare delle dirette inerenti al business online, marketing, web e quant'altro, e potremmo essere i primi su Twitch a portare contenuti del genere. Quindi seguitemi per supportarmi, anche per, e così possiamo fare due chiacchiere insieme, parliamo un po', perché no, potrebbe essere un momento interessante. Ok, adesso torniamo al nostro pannello di amministrazione. Ok, questo qui è il pannello principale, come vi stavo dicendo, qui possiamo vedere gli incassi. Ho generato 6.615 euro di incassi, in realtà erano anche molti di più, erano più di 9.000 euro se non ricordo male, solamente che ho dovuto fare diversi rimborsi proprio per i miei errori che purtroppo ho commesso, come tutti quanti, sono un essere umano, commetto anch'io i miei errori, quindi ho scelto dei fornitori non proprio adatti, diciamo così, e quindi ho dovuto fare diversi rimborsi perché la merce magari non è arrivata o è arrivata in modo errato, quindi insomma ho dovuto fare dei rimborsi. Qui possiamo vedere il numero di ordini ricevuti, 397, qui possiamo vedere il numero dei visitatori al sito, 28.000, le visite al prodotto e il numero, qui possiamo vedere anche il numero dei checkout che sono stati avviati. Ok, se infatti vediamo un attimo, qui ci dovrebbe essere resoconto, statistiche. Possiamo vedere qui su statistiche, in modo un po' più dettagliato, mettiamo le date, ok, un intervallo personalizzato, andiamo dai mesi che insomma ho realizzato l'e-commerce, quindi andiamo da marzo fino a, facciamo maggio, dai, vediamo, ok, applica. Ok, ecco, vedete, infatti qui mi dice 9.600 euro, questo qui appunto è l'incasso totale che avrei generato se appunto non avessi dovuto rimborsare diversi pagamenti. E di questi 6.615 euro dovete però considerare che dobbiamo togliere le spese, quindi vanno tolte le tasse, vanno tolte le spese pubblicitarie, vanno tolte le spese per il prodotto, perché non è che mi regalano i prodotti, quindi alla fine poi non resta così tanto. Però il ragionamento è che ho voluto sperimentare e per un test devo dire che sono stato molto soddisfatto. Per aver effettuato un test in quarantena devo dire che i risultati sono stati buoni. Bene, siamo arrivati alla fine del video, considerazioni finali. Molti di voi magari si stanno chiedendo, Davide, ci consigli quindi di aprire un sito e di vendere in dropshipping? Allora, tutto sta nella strategia, tutto sta nella strategia. Prima di tutto bisogna capire il prodotto che vogliamo vendere, bisogna analizzare il mercato in quel momento per quel prodotto, c'è una reale necessità di quel prodotto? Se la risposta è sì, allora probabilmente farete bene ad aprirlo, ma in secondo luogo vi consiglio di trovare assolutamente il venditore adatto, quindi fare le dovute ricerche, come vanno fatte per bene, bisogna andare a vedere il grado di affidabilità e tutte le informazioni che vi ho già dato. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e niente, vi lascio qui sotto, qui in basso, la playlist delle idee di business, qui sopra il pulsante per iscrivervi, noi ci vediamo come sempre a un prossimo video, ciao amici!